La serie di ritorno in campo giovedì e nel girone B il big match Rimini Imolense, l'ultima chiamata per l'11 di mister Massimo Gadda per continuare a cullare il sogno primato e accorciare le distanze dalla corazzata di mister Gianluca Righetti. Nella gara d'andata l'Imolese si impose in maniera netta e senza lasciare alibi agli avversari con la tripletta di Ferrari e la doppietta di Belcastro, i gemelli del gol di Gadda, 24 gol in due. Però in questa occasione della gara di ritorno sarà sicuramente un'altra storia. Il Rimini, come rimarcato più volte in questo girone di ritorno, è la squadra dominatrice, imbattuta dallo scorso 12 novembre proprio dopo la sconfitta di Imola. Arriva a questo confronto con il miglior attacco, 56 reti, Alex Bonaventura, capocannoniere principe. Però occhio all'Imolese che ci arriva di rincorsa, 26 punti nelle ultime 9 partite, e visto lo spessore dell'impegno e della posta in palio è facile pronosticare il pubblico delle grandi occasioni al Romeo Neri. Il big match sarà diretto dal signor Francesco Carrione di Castellammare di Stabia. Sotto esame il Montevarchi di Atos Rigucci, la squadra Ponta Egola ha disputato una gara tutta da dimenticare con il tutto cuoio, poco incisiva, svogliata, tanto che il presidente Angelo Livi, primo tifoso e grande sportivo, a fine gara ha fatto le scuse ai tifosi che avevano seguito i rossi e blu in questa trasferta, e quindi lavoro straordinario per Atos Rigucci che ha pochi giorni per preparare la gara interna al Primiperi con un Trestina più che motivato. Infatti in Valdarno l'11 di Silvano Chiarucci arriva alla caccia di punti pesanti, salvezza. All'andata finì a favore dei bianconeri e rete di Ridolfi a decidere il confronto, però per questa gara di ritorno è un'altra storia con il Montevarchi che deve ritrovarsi. Sull'altra sponda dell'Arno sorride la San Giovannese, la formazione azzurra ha ritrovato il sorriso a seguito dell'ultimo successo maturato al Virgilio Fedini sul Villa Viaggio, una vittoria che è arrivata in rimonta e guarda ora la prossima trasferta di Forlì con un certo ottimismo, una gara che i ragazzi di Agostini Jacobelli, squalificato, si prepara da solo visto lo spessore tecnico dell'avversario, e in casa azzurri tutti vorrebbero esserci per giocarsi questa partita fra due squadre con obiettivi opposti, però uniti dalla voglia di continuare a giocarsi in finale di campionato di alta classifica e da vere protagoniste. La zona retrocessione, il Santipolcro deve riuscire a dare uno scossone alla classifica per scrollarsi dall'ultima posizione. Del resto gli ultimi pareggi con Imolese e Trestina possono dare un segnale importante per capire che la squadra non molla, però ci vuole il successo pieno che manca dallo scorso 14 gennaio quando si imposero sulla Pianese per 3-1 e la prossima gara interna con il Romagna 3 centro. Non è una gara facile, l'avversario di turno apparentemente appagato con i suoi 47 punti in classifica può sempre avere un'impennata d'orgoglio dopo le ultime sconfitte esterne con tutto cuoio e Trestina, e per l'11 di mister Marco Schienardi è davvero vietato sbagliare. Completano la 32esima giornata Castelvetro Vigor Carpenete Correggese Mezzolara che interessano apertamente la zona retrocessione, Fiorenzuola Collegiana e Villa Viaggio tutto cuoio, molto simile a dei testacoda, dove per Collegiana e tutto cuoio si tratta di trasferte insidiosissime in cui è vietato sbagliare. Pianese e Lentigione, per capire il vero obiettivo dell'11 giallo-blu di mister Gianluca Zattarin, Marconi Samorese, che può dare il via alla programmazione per il prossimo campionato delle due società.